Dobbiamo forgiare per noi e per le generazioni future un nuovo ordine mondiale, un mondo dove la legge, e non la legge della giungla, governerà le nazioni. Quando saremo riusciti nell'intento, e ci riusciremo, il nuovo ordine mondiale darà vita a un'unione credibile fra le nazioni, in grado di garantire la pace, mantenere la promessa dei nostri padri fondatori. Sicuramente c'è bisogno di un nuovo ordine mondiale. Un giorno, nei prossimi anni, emergerà la soluzione. La globalizzazione sta presentando a tutto il mondo il suo conto, che non è un conto positivo, fatta da pazzi autentici, gli illuminati, i fanatici. Negli anni 90 chi governava, una setta di pazzi, illuminati e fanatici, ha deciso che il mondo doveva andare. Era la terza via di Clinton. Un gruppo di, diciamo, di illuminati, banchieri diventati statisti, politici diventati pensatori economici, falsi profeti, solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no. A new world order was created. Pensate, come sarebbe il nostro mondo senza la libertà di scegliere quello che vogliamo. Pensate a un mondo in cui tutto quello che date per scontato è stato creato da qualcuno per rendervi schiavi, compresa la nostra democrazia. Sarebbe troppo, vero? È possibile che sia tutto un miraggio? In fondo, la nostra democrazia è basata sulla libertà di scelta. Ma pensiamo davvero o siamo pensati? Dopo una giornata di viaggio siamo sul traghetto per andare sull'isola del Wight, dove incontriamo David Icke domani mattina, che ci svela il mistero, forse più importante della nostra vita, del potere. Chi si nasconde dietro il potere mediatico e chi si nasconde dietro il potere della politica? Andiamo a chiedere a David Icke per cercare di capire di più. Nice to meet you. Thanks for coming. Mr. Icke, chi controlla la CIA e la NASA? People that control the CIA. Chi controlla la CIA e la NASA sono le stesse persone che controllano governi, banche, petrolio, settore farmaceutico. Esiste una rete di famiglie, frutto di un'antichissima ibridazione, che ha costituito una società segreta, né più né meno l'equivalente di una società transnazionale. Una società transnazionale ha una sede centrale da qualche parte nel mondo. E così anche gli Illuminati, che hanno la loro sede in Europa, in particolare a Roma. La sede centrale gestisce una serie di succursali sparse in vari paesi. Queste succursali attuano gli ordini della casa madre. A loro volta le succursali hanno altre filiali sul territorio. Ed è così che funziona la setta degli Illuminati. Il ragno si trova al centro della rete in Europa. Mentre in ciascuna nazione c'è una rete di famiglie e società segrete incaricate di controllare la politica, con tutti i partiti che potrebbero salire al governo, il sistema bancario, il sistema politico, i mezzi di comunicazione, le aziende internazionali e così via. Qual è la differenza o la similitudine tra massoneria o gli Illuminati? Abbiamo un ragno circondato da tanti fili.
E fra questi fili, uno dei più importanti è la massoneria. Attenzione, la massoneria è solo un filo della ragnatela. Le famiglie degli Illuminati controllano il centro e manipolano la ragnatela attraverso i fili. Signor Reich, credi che gli Illuminati sono coinvolti nella crisi economica del mondo in questo momento? Gli Illuminati intendono manipolare la percezione della popolazione globale sia riguardo a se stessa che riguardo alla realtà. Le tecniche più efficaci di cui si servono per ottenere questo risultato sono due: problema, reazione, soluzione e il totalitarismo per gradi. Prima creano un problema. Vedi l'attacco dell'11 settembre, le guerre, il crollo finanziario della Grecia. Poi, sfruttando i mezzi di comunicazione principali, creano la versione che fa più comodo. I terroristi delle Torri Gemelle sono nelle grotte dell'Afghanistan. La crisi è scoppiata per questo e per quest'altro, che non sarà il motivo vero. La guerra è necessaria perché dobbiamo reagire. Quindi, dopo aver dato la colpa a qualcuno, si diffonde un senso di rabbia, di esasperazione. La gente vuole che si faccia qualcosa per risolvere la questione. A quel punto, dopo aver ottenuto la reazione, chi ha creato il problema propone una soluzione. Problema. 11 settembre. Reazione. Indignazione. Fate qualcosa. Soluzione. La guerra, che giustifica l'abolizione delle libertà fondamentali. Vogliamo una banca centrale? Problema. Crisi economica, orchestrato dagli Illuminati che controllano il sistema finanziario. Reazione. Fate qualcosa. Soluzione. Serve una banca mondiale per stabilizzare la situazione. È così che funziona, sempre. Generare il problema, provocare una reazione, offrire la soluzione. Cioè, non serve un vero problema, basta instillare il sospetto. Un esempio classico: Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa, dobbiamo fermarlo. Non era vero, ma è bastato il dubbio per giustificare l'invasione. Anche il cambiamento climatico non è provocato dall'uomo, ma dall'attività solare. Quindi non c'è un vero problema, ma c'è la soluzione. Aumento delle tasse e sempre più controlli sulle nostre vite per salvare il pianeta, che in realtà non ne ha alcun bisogno. La centralizzazione del potere è sempre più evidente. E passo dopo passo si arriverà alla dittatura. Sono due tecniche devastanti con cui gli Illuminati stanno trasformando il mondo da pianeta libero ad avamposto del fascismo comunista. Due nomi per la stessa cosa. Ma esiste una gerarchia? Queste famiglie sono fortemente gerarchizzate. Possiamo dire che nell'antichità, e abbiamo fior fiore di testimonianze, leggende e informazioni in tutto il mondo che lo provano, è stata creata una razza ibrida, destinata ad avere una stirpe diversa dal resto della popolazione. Era la razza dei semidei, in parte uomini e in parte dei. Secoli e millenni dopo, questa razza decise di spostarsi dalle terre note come Sumer e Babilonia, corrispondenti all'attuale Iraq o Mesopotamia. I discendenti dei semidei se ne andarono e diventarono le famiglie reali e aristocratiche del mondo. Perché reclamare il diritto di essere re e regina? Ovviamente per via del loro sangue. A 2 ore di macchina da qui abbiamo un capo di Stato in Gran Bretagna che ancora oggi regna per via del suo DNA. È così che questa elite aristocratica, che io chiamo le famiglie degli Illuminati, si è espansa. Ognuna occupa il proprio posto e quella sicuramente più influente proprio nel cuore della rete è la casa dei Rothschild.
Consultando tutti i testi antichi del mondo, emerge un tratto comune, persino nella Bibbia. L'ibridazione fra una razza umana e una non umana ha creato una nuova stirpe, che si autodefinisce la stirpe degli dèi e si attribuisce quindi il diritto di governare. Per questo sono diventati sovrani o aristocratici. Questa procreazione di ibridi è avvenuta perché le creature che ci manipolano operano su frequenze diverse da quelle che percepiamo ora. Quindi, per controllare la società, si servono di veicoli, i cosiddetti mezzi uomini o mezzi dei dell'antichità. La settimana scorsa abbiamo visto un filmato che ha mostrato che le UFO esistono. Ma gli alieni, è possibile che esistano in questa realtà nostra, qua, nel questo mondo, e che riescono a manipolare la nostra consapevolezza? Andiamo a scoprire. I semidei sono portatori di genoma extraterrestre in dosi massicce. Quindi possono connettersi ad altre vibrazioni e frequenze. Nell'antichità si tramandavano storie di persone possedute da demoni in grado di controllare i loro processi mentali ed emotivi. Gli extraterrestri sarebbero le entità demoniache che possiedono la discendenza degli illuminati e la guidano nella mente e nell'agire. Prima che qualcuno pensi che si tratti di un'idea malsana e anticristiana, non dimentichiamo che anche la Bibbia ne parla. Nella Genesi si narra dell'accoppiamento fra figli di Dio e figlie dell'uomo. Anzi, nell'originale si parla esplicitamente dei figli dell'uomo e della creazione di una nuova razza chiamata Nephilim. E questi extraterrestri che ci manipolano assumono una forma rettiliana, proprio come nel paradiso terrestre. Chi è l'entità malvagia che influenza Adamo ed Eva nell'Eden? Un serpente. Queste sono tutte parabole simboliche del profondo condizionamento a cui siamo sottoposti. Nella storia, molti profeti non sono stati sentiti. Forse la loro verità era troppo scomoda. Chissà. Quando hai sentito che ha cambiato qualcosa dentro la tua coscienza? Prima facevo il presentatore televisivo alla BBC ed ero un esponente del Partito dei Verdi. Poi è successo qualcosa di strano. Nel 1989 mi sono accorto che quando ero in una stanza da solo, in realtà sentivo anche un'altra presenza. Finché una sera, mentre alloggiavo in un hotel per lavoro, la presenza era così palpabile che ho esclamato: se c'è qualcosa qui, contattatemi, perché non ce la faccio più. È successo tutto molto velocemente. Mi sono rivolto a una medium per trovare una spiegazione, ma non le ho raccontato i fatti. Volevo vedere se li ricostruiva da soli. E all'improvviso abbiamo capito che questi messaggi da un'altra realtà dicevano che avrei dovuto rivelare grandi segreti, che sarei stato molto famoso, ma anche osteggiato. Ma loro mi avrebbero sempre protetto. Questa è la mia storia negli ultimi 20 anni dopo la rivelazione. La chiave di questa esperienza è che uno dei messaggi diceva: dalla sua bocca usciranno le nostre parole. Infatti, spesso loro mi portano alla conoscenza. Questo processo si ripete continuamente da 20 anni. Crisi economica, guerra, terrorismo, mille problemi. È possibile che poche persone creano problemi
per dare a noi la loro soluzione. È possibile che siamo arrivati a vivere un'epoca descritta da libri di George Orwell, ma siamo tutti figli della grande matrice, della grande Matrix? Essere libero mentre non sei libero per niente.